buongiorno a tutti e a tutte. Cominciamo questa conferenza stampa. Sono in arrivo alcuni comitati che venivano da fuori e che sono bloccati nel traffico di Roma, e siamo in attesa anche di alcune persone che dovranno intervenire, ma avendo dei tempi contingentati cominciamo questa conferenza stampa, anche perché appunto ci saranno diversi interventi. Io sono Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente. Accanto a me c'è Riccardo Maggi, che è parlamentare della Camera per Più Europa, che ringraziamo anche per l'ospitalità. Agostino Biondo, del Comitato Mare per Tutti di Roma Lido di Ostia, e Roberto Biagini, che è un avvocato che si occupa da tempo di questo tema e che viene da Rimini. Ci alterneremo negli interventi con appunto, i diversi comitati e diversi parlamentari. Io dico davvero solo due cose in premessa, perché per far capire anche lo spirito di questa iniziativa, che vede questo aspetto un po' originale, associazioni, comitati assieme, rilanciare in qualche modo quella che è una vertenza giudiziaria coordinata in diverse parti d'Italia, con alcune diffide che già sono state presentate, altre che verranno presentate nei prossimi giorni, e poi un lavoro che si vuole continuare nelle prossime settimane e mesi per mettere al centro dell'attenzione la questione delle spiagge in Italia, soprattutto con il punto di vista di chi vuole difendere il diritto dei cittadini a beneficiare della spiaggia in maniera libera e gratuita. Per cui il tema è questo, cioè nel nostro paese, in troppe parti d'Italia, non c'è la possibilità di godere della spiaggia, quindi non solo passare, ma godere della spiaggia in maniera libera e gratuita, perché sono tante le concessioni e sono sempre di più le concessioni che vengono rilasciate, e non c'è una legge nazionale che pone dei limiti, e perché in alcune situazioni si è arrivati anche a delle vere e proprie fenomeni di privatizzazione sostanzialmente delle spiagge. Poi ho raccontato il caso di Ostia, che è quello più noto. Quello che abbiamo fatto noi, quello che ha raccontato, è un'iniziativa che è un modo coordinata con delle diffide ai sindaci, perché non procedano con in qualche modo quella che è una presa d'atto, quella che è l'accettare che vada avanti questa proroga approvata con l'ultima legge di bilancio. Quello che noi contestiamo è che si possa procedere in questo modo, con una prova come previsto dalla legge di bilancio per 15 anni, e che in qualche modo consoliderebbe una situazione inaccettabile. Noi non siamo dei paladini della Bolkestein, per chiarezza, non ci importa assolutamente niente della questione Bolkestein. Quello che noi pretendiamo è che ci sia la possibilità di accedere alle spiagge in Italia in maniera libera e gratuita, e che sia garantito lo stesso diritto ai cittadini. Allora, quello che è evidente a tutti è che l'operazione che si sta facendo è quella di dare questa proroga, e poi sostanzialmente il problema è risolto lì, poi ognuno si auto-organizza. Questa cosa non va bene, perché noi abbiamo diritto, ognuno di noi, ad accedere alle spiagge, ad avere delle regole di tipo ambientale, che permettono appunto a tutti di poter accedere, di non avere trovarsi di fronte a chilometri e chilometri di concessione senza la possibilità di accedere al mare. C'è delle situazioni che purtroppo sono diffuse. Il nostro obiettivo è proprio di aprire una discussione su delle regole in Italia che permettano di superare questa situazione. Questa è la ragione appunto che ci vede tutti assieme, che poi ci vedrà appunto impegnati in maniera coordinata. Sostanzialmente siamo diverse parti d'Italia, sono associazioni nazionali, organizzazioni locali come noi, ci sono dei comitati locali, e questo è in qualche modo lo spirito dell'iniziativa. Sono anche gli obiettivi poi che ci proponiamo di lavoro nei prossimi mesi. Io mi fermo qui, passo la parola al signor Biondo, che entrerà un po' più nel merito rispetto a me delle questioni che sottolineo. Prego. Allora, buongiorno a tutti, intanto do il benvenuto anche a Loredana De Petris, che ci ha raggiunto. E poi insomma ci sono anche gli altri ospiti e relatori che presenteremo piano piano che interverranno. Allora, noi prendiamo atto un po' di questa nuova proroga che c'è stata a dicembre con l'ultima legge di bilancio, che va a estendere ulteriormente per ulteriori 15 anni la durata delle concessioni balneari, dopo che nel 2016 con una sentenza assolutamente chiara e perentoria la Corte di Giustizia Europea
aveva stabilito che la direttiva Bolkestein, nell'articolo 12 in particolare, andasse interpretato nel senso che impedisse a una qualsiasi misura nazionale di prevedere un rinnovo automatico delle concessioni balneari. Per questo motivo già la Commissione europea ha indicato che si avvierà l'iter per una nuova procedura di infrazione, ma quello che noi ci teniamo a sottolineare è che questo sistema di proroghe concatenate, che ormai va avanti da diverso tempo, ha dato luogo di fatto a un regime di proprietà di fatto sul demanio che va a trasformare quello che dovrebbe essere invece l'istituto della concessione demaniale, che appunto viene dal verbo concedere, quindi io Stato ti concedo di occupare con le tue strutture una porzione di arenile purché tu possa concedere dei servizi e garantire i diritti di accessibilità e fruibilità del mare a tutti i cittadini. Ecco, con questo sistema di proroghe quello che doveva essere una concessione è diventata di fatto una proprietà. Una proprietà, attenzione, che insiste su un territorio molto particolare, sulla spiaggia, ci sono quasi 8.000 km di costa, è il nostro confine di Stato, il più lungo confine di Stato che noi abbiamo. Ecco, quello che si è venuto a creare è che dal controllo proprio sulle spiagge è derivato un potere politico, un potere di racimolare consensi e di trasferire voti, di cui abbastanza trasversalmente le forze politiche di governo si sono in passato e in presente anche avvalse sicuramente. Ecco, questo è quello che noi con queste iniziative vogliamo iniziare a sventare, quindi depotenziare questa dinamica e restituire non solo, come giustamente diceva Edoardo poc'anzi, il diritto dell'accessibilità e la fruibilità del mare, ma anche il diritto di proprietà che spetta ai cittadini quando si tratta di demanio pubblico. Ecco, chiaramente ciò che si verifica è che in alcuni casi i concessionari, quindi gli imprenditori che si occupano di gestire queste concessioni che diventano appunto proprietà, come nel nostro caso, come nel caso di Ostia, ma si possono citare anche tanti altri casi, hanno approfittato commettendo vari tipi di irregolarità, di abusi edilizi, cioè il famoso ormai il lungo muro di Ostia. Ci sono anche casi in cui questo non è avvenuto, lo dobbiamo e possiamo riconoscere, anche piccole aziende a conduzione familiare. In questo caso chiaramente noi pensiamo vada tirata una linea netta. Quindi chiaramente chi ha commesso irregolarità e atti illegittimi non potrà partecipare alle prossime ai bandi per assegnare le future concessioni, così come prevede la direttiva Bolkestein, mentre invece chi ha gestito nell'interesse collettivo, nell'interesse pubblico, potrà ovviamente ripartecipare al bando e quindi anche vincere, avvalendosi della propria esperienza, rivincere il bando e continuare a gestire le concessioni o anche altre. Io, detto questo, lascio la parola a Roberto Biagini, avvocato di Rimini, che ci illustra leggermente più già assessore alle spiagge del comune di Rimini, che ci illustra un po' più nel dettaglio l'impianto giuridico e normativo su cui si incarica la nostra diffida, e ci illustra brevemente già quello che lui ha fatto a Rimini in passato. Grazie. Ti ringrazio, buongiorno a tutti. Si sente anche dalla cadenza che sono di Rimini dalla parlata. Sono stato assessore al demanio marittimo dal 2011 al 2016. Appena scaduto il mandato c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 che mi ha dato qualche spunto, non solo quello. Io sulla base dell'esperienza pregressa, quindi sul campo come amministratore locale, ho avuto modo di conoscere tutte le problematiche che erano presenti sul litorale riminese, non così gravi, non così devastanti da un punto di vista ambientale come chiaramente avete purtroppo voi ad Ostia, però già si poteva inquadrare quali potevano essere le dinamiche, quali potevano essere le difese corporative dei privilegi, si poteva immaginare quale sarà il lascito del demanio pubblico, quindi del bene ambientale futuro, perché chiaramente non si finisce mai di andare a antropizzare l'arenile, e quindi mi sono cominciato a interessare delle pronunce giurisprudenziali che a cascata dalla
pronuncia della Corte di Giustizia Europea, inevitabilmente ci sono stati dei tribunali ordinari, dei tribunali amministrativi, per aggiungere poi anche i giudizi di legittimità. Considerate che la difesa dei balneari dopo quella famosa sentenza è stata tempestiva, perché già nell'agosto successivo, quindi a distanza di 20 giorni, è stato convertito in legge quello che veniva chiamato decreto degli enti locali, cosiddetto salva spiagge, che andava a stabilizzare, a dir loro, che per una norma totalmente insignificante e farraginosa, la situazione di fatto, per paura che, non conoscendo assolutamente la materia, per paura che andassero a compromettere i privilegi, non tanto i diritti dei balneari, gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia. Sulla base, come dicevo, della giurisprudenza che a cascata si è succeduta da quella sentenza della Corte di Giustizia, io nel 2018 in proprio, di 5 maggio del 2018, ho notificato al Comune di Rimini una diffida, sulla base chiaramente di una cronologia giurisprudenziale, disposizione giuridica del tema, diffidando il Comune di Rimini a mettere in pubblica evidenza le concessioni balneari a scopo turistico e ricreativo. A Rimini abbiamo due tipologie di concessioni balneari, quella dei cosiddetti bagnini stabilimento balneare e quella dei chioschi bar, che sono gli effetti dei ristoranti, tutti gli effetti sulla spiaggia, sull'arenile, che a differenza di un normale ristorante che è di qua della litoranea, quindi una normale attività commerciale, pensate che paga un canone annuo circa di 350-400 euro l'anno. La media sono di circa 500 euro l'anno di chioschi bar, che non sono chioschi bar, sono quattro assi inclusi come potevano essere all'inizio degli anni 50-60, sono proprio ristoranti in posizione privilegiata perché sono sull'arenile, con ambiguità anche dal punto di vista delle norme igienico-sanitarie, comunque che pongono in essere una concorrenza totalmente sleale nei confronti invece delle attività ristorative vere e proprie. E susseguentemente a la mia diffida per la messa in pubblica evidenza, in quanto chiaramente le concessioni sono scadute perché le proprie sono dichiarate non conformi al diritto euro-unitario, io in agosto dello stesso anno, quindi due mesi dopo, ho notificato un'ulteriore diffida, non tanto al Comune di Rimini, bensì all'Agenzia del Demanio regionale, all'Agenzia del Demanio nazionale e alla Capitaneria di Porto, affinché ponessero in essere quello che prevede l'articolo 49 del codice della navigazione, e cioè gli incameramenti, perché le concessioni sono scadute, gli incameramenti delle cosiddette opere non facilmente ammovibili, quindi le opere statiche. E questo qui serviva a me anche per valutare come si comportava un altro ente, non l'amministrazione comunale, ma gli enti collaterali, perché chiaramente parliamo dello Stato, perché il diritto domenicale è in capo all'Agenzia del Demanio, quindi allo Stato, l'autorità capitaneria di porto, che per un decreto ministeriale particolare ha l'obbligo di iniziare la procedura di incameramento, e allo stesso tempo l'ente locale, ma anche l'ente regionale, perché la regione ha funzione di sorveglianza e di controllo rispetto alla potestà di concedere le concessioni che è da parte delle amministrazioni locali. Chiaramente nessuno, si interscambiavano le lettere, e il Comune deve parlare con la Capitaneria deve parlare con l'Agenzia del Demanio, noi prendiamo atto, eccetera. Atto finale esposto alla Procura della Repubblica a dicembre del 2018. L'esposto a come antefatto la prima diffida, la seconda diffida, e la cosa curiosa è che l'esposto, chiaramente era un esposto provocatorio, ha una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero al CIP, con una motivazione che chiaramente può anche far sorridere, ma che è interessante per come è stata posta in essere. Anzi, il fatto non sussiste per carenza quantomeno di dolo per contrasto tra norme nazionali e norme europee. Questa è la motivazione della proposta di archiviazione del Pubblico Ministero titolare dell'inchiesta a Rimini nei confronti del giudice delle indagini preliminari, che parla di mancanza di dolo per contrasto delle norme europee. Ma è tra contrasto con norme nazionali, scusate, norme europee, ma è chiaro che vi è un contrasto tra una norma nazionale che contrasta con il diritto euro-unitario che prevale e che deve essere applicato. È chiaro che con la legge di bilancio del 2019, con l'estensione, quella che verrà disapplicata perché è contraria ai crismi dell'ordinamento europeo, del trattato sul funzionamento, articolo 49, 56, 106, articolo 12 della Bolkestein, e in questo caso la Bolkestein serve, perché chiaramente a noi giuristi serve, è chiaro che nel momento in cui ci sarà la notifica della procedura di infrazione, che sarà imminente, io riproporrò l'esposto
di Seto è talmente in contrasto, come dite voi procuratore della Repubblica, che è stata addirittura riaperta una procedura di infrazione, e voglio vedere chiaramente che cosa mi risponde il pubblico ministero. Chiudo, perché è interessante anche questo. Il comune di Rimini è uno dei pochi comuni che non ha posto il famoso timbro alle concessioni in essere, quello che viene apposto nel momento in cui ci sono state le proroghe, prima quella 2015, 31 dicembre 2015, poi 31 dicembre del 2020. Ogni volta che c'era una proroga, il concessionario si presentava all'amministrazione comunale, l'ufficio demanio marittimo, per chiedere la posizione del timbro dopo aver pagato la tassa erariale. Il comune di Rimini, proprio anche a causa della diffida, perché qualcuno potrà andare a chiedere conto del perché avete incassato dei soldi quando sapevate che le norme erano in contrasto con l'ordinamento eurounitario, eccetera, il comune di Rimini per adesso è uno dei pochi comuni che non ha ancora apposto il timbro, nonostante le direttive e le circolari delle regioni, che è una materia, ripeto, che sulla base dell'indirizzo di controllo e di sorveglianza è in capo alle regioni, nonostante le regioni abbiano emesso una circolare dicendo dovete fare come gli altri anni, dovete mettere il timbro, indicare, annotare, perché in un termine tecnico si chiama annotazione, annotare qual è la fonte normativa che ha allargato la proroga, farvi pagare la tassa erariale, tassa minima, non il canone, perché il canone viene pagato annualmente, incassare i soldi e mettere il timbro. Il comune di Rimini, a mio modo di vedere giustamente, per adesso non ha posto nessun timbro alle concessioni, queste che vi ho fatto vedere, l'annotazione alle concessioni in essere. Io mi fermo qui perché non vorrei dilungare ulteriormente. Grazie, e cominciamo anche ad alternarci con gli interventi, quindi invito a intervenire ora l'avvocato Claudia Bellusi. Per chiarezza, anche per far capire anche il lavoro che stiamo facendo, ci sono due diffide già presentate, cioè due comuni, che sono Roma, come ha raccontato Agostino Biondo, e il comune di Rimini con Roberto Biagini, e poi sono altre diffide che verranno presentate in prossima settimana, e Claudio Bellusi presenta qui appunto la questione dell'area flegrea, quindi il contenimento flegreo è un area libero, dovrebbe essere, ha avuto invece dei problemi il rappresentante del comitato della Versilia questa mattina, quindi non riesce ad essere più anche in Versilia. Nei prossimi giorni faremo un'iniziativa analoga. Si è partiti prima con Roma e con Rimini, forse anche per una ragione che appunto i numeri poi raccontano bene. Prima Biagini mi raccontava che nel litorale di Rimini il 93% della spiaggia è in concessione, quindi se voi pensate il 7% rimanenti sono sostanzialmente due uscite del porto canale e dei fossi più qualche pezzettino, cioè il 93%. A Roma c'è il famoso lungo muro di 7 km, uno per due ore può camminare ed è possibile entrare al mare, è diventato appunto un caso nazionale. È chiaro che sono due situazioni estreme, però il problema qual è? Nel senso campo nazionale, anche gli altri comuni si possono in questo tipo invece per fare chiarezza per riuscire e cambiare questa situazione. E cambiare anche questa situazione ovviamente a Rimini. L'avvocato Claudio. Grazie, abbiamo votato con estremo favore alla nascita di questo coordinamento nazionale. Noi da anni ci stiamo occupando di questo argomento in zona flegrea a livello locale, dove in Regione Campania non esiste un piano di utilizzo degli alenini demaniali. I comuni singolarmente hanno ovviamente adottato regolamenti che vengono puntualmente disattesi. Ragion per cui diverse associazioni che operano in area flegrea hanno deciso di unirsi per portare avanti una battaglia che è prima di tutto culturale, perché sappiamo bene che i nostri territori, questa è una situazione che poi si verifica in gran parte d'Italia, e quindi da qui ecco il plauso all'iniziativa di Agostino con il comitato di Ostia per mettere insieme tutte queste realtà che in Italia si muovono per la tutela del diritto al mare, un diritto che in effetti si è delineato nei suoi confini nelle pronunce giurisprudenziali, è progredito man mano, arrivando ad individuare il mare come bene comune da tutelare a prescindere, quindi per la sua valenza ambientale, per l'incidenza che ha sul diritto alla salute. Noi viviamo in un'area che, come sapete, è stata oggetto di industrializzazione, c'era Bagnoli, c'era la Sofer, un'area quindi gravemente compromessa anche dal punto di vista ambientale, è stata Sin fino al
2012, quando poi insomma, è stata modificata l'elencazione dei SIN, e ci sono una serie di scarichi abusivi. Quindi il nome che si è scelto per questo coordinamento, che invece è la libertà, come poi è un po' per la natura del mare, è proprio quello di volerlo liberare da vari ostacoli che sono insiti, diciamo, sia nell'aspetto ambientale che in quello urbanistico. Tenete presente che nel comune di Pozzuoli l'80% delle spiagge sono in concessione, lo sono da decenni, anche se poi è intervenuto un bando di assegnazione nel 2005 e poi prorogato con le proroghe di cui diceva l'avvocato Biagini. I concessionari frappongono tantissimi ostacoli. Noi abbiamo già presentato un esposto di sfida al Comune di Pozzuoli, alla Capitaneria di Porto, alla Regione, abbiamo condotto una serie di azioni dimostrative per l'accesso ovviamente ai lidi, invitando la Capitaneria. Queste azioni l'anno scorso hanno dato quale risultato una rimozione, un'ordinanza di rimozione di uno dei 14 ostacoli che noi avevamo individuato, quali cancelli, tornelli, barriere, anche di fortuna. Voi pensate che i lidi della nostra costa si blindano, cioè si blindano anche con reti, proprio con tutto quello che può impedire, oltre che con l'intimidazione, perché poi ci sono questi buttatori che comunque, per chi non è avvezzo e non mastica la materia, è chiaro che produce l'effetto di limitare fortemente il diritto a accedere al mare, a passeggiare di giorno, di notte. Pensate che all'esempio ovviamente chiude tutto. Comunque, ritornando quindi all'aspetto giuridico, è chiaro che il momento della proroga, questo nuovo rinvio, ci ha dato nuova forza per unirci in questo coordinamento nazionale, perché riteniamo che comunque l'apertura verso una concezione europea delle spiagge ci possa aiutare in questo momento, in questa battaglia di civiltà che stiamo conducendo. E ragion per cui abbiamo aderito e aderiremo volentieri a questa iniziativa, presentando anche in area Flegrea questa diffida a nome di una serie di associazioni, una rappresentanza delle quali è qui in sala stamattina con me, a Comodo Flegreo, ad Ario Pialetta per Corsi Umani, Rosaria Meruso del gruppo Mare, Ambiente e Territorio, che io ringrazio tantissimo, Gennaro Ferrino. Siamo tante associazioni e intenzionate a proseguire in questa azione di civiltà in primo luogo sulla scorta di quelle che sono state le pronunce giurisprudenziali, perché ricordo che proprio recentemente la Cassazione anche penale ha sancito che la normativa delle proroghe va disapplicata per effetto della bonus. Quindi laddove c'è stato un intervento puntuale, anche i tribunali si sono mossi nel senso di dare ragione a quelle che sono le nostre legittime azioni. Beh, vi ringrazio per l'invito. Grazie. Forse, no, sì. Okay. No, pensavo dovessi spegnere prima di. Grazie mille all'avvocato. Sì, grazie, perché i posti sono questi. Chiedo all'avvocato Giuseppe Liputti di raggiungerci, l'avvocato Besostri, Felice Besostri, che sta seguendo per noi la diffida e quindi le azioni che stiamo portando avanti, non può essere oggi con noi, l'avvocato Liputti penso porterà i suoi saluti. L'avvocato anche ci sta dando una mano qui su Roma, perché l'avvocato Besostri ha sede fissa a Milano, mentre Liputti diciamo un presidio valido e prezioso su Roma, ci dà una mano a comprendere di chi è la responsabilità nell'attuazione della normativa europea e quindi a chi è rivolta poi nell'atto pratico le nostre azioni e la nostra diffida. Grazie a tutti. Sì, assolutamente porto i saluti dell'avvocato Besostri, che per problemi personali non può essere qui. Volevo innanzitutto ringraziare il comitato dei cittadini di Ostia. Devo dire che quando si sono presentati da noi allo studio, si sono presentati dei cittadini consapevoli, coscienti dei propri diritti, che hanno indicato loro a noi la strada da seguire in questo caso, e sono sincero quando lo dico, sicuro saranno l'arma in più per portare a casa dei risultati importanti, perché dei cittadini così coscienti e così consapevoli dei propri diritti sono fondamentali per il nostro, per la nostra società. Devo dire che la situazione, che cosa chiedono i cittadini? I cittadini chiedono quello che è stato detto, un libero accesso al mare, lo chiedono in virtù prima di tutto dell'esistenza di una normativa nazionale, in primis la nostra Costituzione, l'articolo 42, ci dicono che è il demanio pubblico, è di proprietà di tutti
tutti i cittadini dello Stato, inteso come Stato comunità, ce lo dice Massimo Severo Giannini, ce lo dice il professor Paolo Maddalena, e non può essere impedito ai cittadini il libero accesso al mare. C'è il regolamento di contabilità generale dello Stato, il quale ci dice che la proprietà pubblica si divide in demanio pubblico e beni patrimoniali, e anche qui il demanio pubblico spetta ai cittadini, a tutti noi. Quindi è inconcepibile, per questa ragione appunto, il demanio è indisponibile, inespropriabile e invendibile. È inconcepibile questa situazione di fatto che realizza un diritto di proprietà di capo cessionari, ed abbiamo assistito anche a situazioni nelle quali questi stabilimenti vengono venduti come se fossero di proprietà di privati. Per quanto attiene alla normativa comunitaria, è fondamentale comprendere che sia la Bolkestein quanto le sentenze interpretative della Corte di Giustizia sono vincolanti tanto rispetto all'organo giurisdizionale, e quindi la nostra magistratura, tanto quanto alla parte amministrativa, quindi a chi amministra le città e anche l'ultimo degli amministratori, quali sono tenuti ed hanno una responsabilità in tal senso, nello specifico di disapplicare la normativa nazionale che si pone in contrasto con la normativa comunitaria. Questo è il primo obiettivo che noi vogliamo raggiungere, quello di guidare gli amministrativi e gli amministratori di Roma Capitale nella corretta interpretazione della normativa oggi esistente. E poi c'è un piano macroscopico che non può sfuggire a tutti noi cittadini. Sappiamo, siamo governati in forza di un contratto di governo. Il contratto di governo, all'articolo 23, noi siamo contratti di avvocati, diciamo contratti, disciplina le occupazioni abusive, e graduano le occupazioni abusive di persone che si trovano in situazioni di grave, insomma, disagio abitativo, e per la crisi economica e per la mancanza di una politica abitativa. E qui leggiamo che tutti coloro che sono in immobili occupati dovranno essere sgomberati, viene addirittura stabilita una graduazione di questi sgomberi a seconda che si abbiano solo difficoltà economiche o si ha anche la sventura di avere difficoltà poi di carattere anche fisico, sentendo la necessità di stabilire anche che gli occupanti senza titolo che sono immigrati verranno rimpatriati, come se fossero già presenti nel nostro ordinamento delle norme che disciplinano il rimpatrio degli occupanti che non hanno titolo. Questo per dire cosa? Per dire che queste norme generano disparità non più tollerabili, che i cittadini vivono sulle loro spalle. Cosa vuol dire? Se viviamo una situazione di disagio dobbiamo essere sgomberati, se come abbiamo sentito invece abbiamo un giro di affari miliardario, le nostre concessioni vengono prorogate per di più anche a canone di 20 anni fa, questa situazione è intollerabile. Per dire cosa? Per dire che il concetto di legalità, se non lo accompagniamo all'aggettivo costituzionale, è un concetto privo di significato e genera delle gravi incongruenze e dei gravi svantaggi da parte di chi è più debole all'interno della nostra società e di chi invece ha vantaggio, di chi poi vive una situazione di forza. Grazie. Grazie anche per i tempi, perché ci sono diversi interventi ancora, e tra l'altro ne approfitto per salutare Maria Laura Turco, che appunto è un avvocato, ci sta aiutando anche lei in questa presentazione, per dire che non riesce ad esserci questa mattina, così come Alfonso Sabella, che ha avuto un'udienza e che quindi non riesce a venire, perché è a Napoli. A questo punto passiamo la parola ai parlamentari che insomma hanno accettato il nostro invito, e ti ringraziamo per questo. Riccardo Maggi di Pio Roma, ringraziamo anche per la salve. Grazie a voi, c'è poco da aggiungere perché i profili della questione sono stati illustrati in maniera molto chiara. Intanto un ringraziamento a questo comitato, a questo coordinamento di comitati e di associazioni che intende rilanciare un'iniziativa a livello nazionale. Come è emerso dai diversi interventi, la situazione in Italia sono diverse, le situazioni di, come dire, lesione del diritto dei cittadini a godere di un bene pubblico, di un bene demaniale, sono diverse. In alcuni casi, poi dirò qualcosa nello specifico, come nella capitale, noi siamo nella capitale, c'è una situazione di degrado direi all'estremo, in altri casi il problema non avviene tanto sul livello della qualità dei servizi quanto sul fatto che c'è un squilibrio eccessivo delle parti di demanio che sono date in concessione rispetto a quella alla cosiddetta spiaggia libera.
E è importante questa iniziativa anche perché in molte realtà, per la mia esperienza, i comitati che fanno queste lotte sono molto isolati, si ritrovano spesso a fronteggiare, diciamo, dei poteri che anche a livello locale sono notevoli, che riescono anche ad imporre rispetto ai media locali un certo bavaglio su alcuni temi come questi, e quindi il fatto di unirsi in un coordinamento nazionale e di partire con un'iniziativa che è rivolta, di diffida, che è rivolta agli amministratori, è già un punto di forza e una marcia in più. Sulla questione delle gare, allora, le gare non vanno viste come qualcosa di punitivo rispetto ai concessionari. Le gare sono uno strumento, e neanche come qualcosa di ideologico. Le gare sono uno strumento per rendere trasparenti dei criteri che consentano di valutare la qualità dei servizi che vengono dati, e che anche in termini di tutela ambientale che i concessionari mettono in atto rispetto al bene che gli viene affidato temporaneamente. Altro punto, lo dico come constatazione, non come con tono polemico. Nel marzo scorso è stata discussa la legge europea qui, e io ho tentato con degli emendamenti di modificare la legge di bilancio che aveva inserito a dicembre la proroga di cui si sta parlando. Devo dire che quegli emendamenti sono stati respinti quasi all'unanimità. Questo anche per renderci conto del grosso lavoro che c'è da fare, anche di sensibilizzazione delle forze politiche e dei parlamentari. Una rapidissima questione su Roma che conosco, su cui negli anni passati, anche da consigliere comunale con alcune delle associazioni che sono qui oggi nel coordinamento, abbiamo fatto delle iniziative. A Roma la situazione è talmente degradata, lo dicevamo prima di iniziare questa conferenza stampa, che la semplice attuazione, diciamo, dell'ordinanza del sindaco che dà l'avvio, diciamo, che fissa i paletti per l'apertura della stagione balneare, sarebbe rivoluzionaria, nel senso che la maggior parte dei concessionari fanno una serie di violazioni tali per cui la decadenza della concessione dovrebbe essere immediata, in termini di modalità illegittime con cui fanno la recinzione delle aree in concessione, rendendole praticamente inaccessibili, in termini addirittura ora un po' meno e con, diciamo, di minore frequenza si fa pagare l'accesso all'arenile, in termini di strutture di vario genere che addirittura impediscono la visibilità del mare dal lungomare, tutte cose che sono estremamente conosciute da parte dei cittadini romani, che infatti purtroppo in buona parte rinunciano ad andare al mare a Ostia, e che avevano cominciato a essere oggetto di un'azione amministrativa, in particolare dobbiamo dirlo durante la giunta Marino, quando c'era l'assessore Sabella, che non a caso ritroviamo, diciamo, a sostegno di questa iniziativa, e che però dobbiamo dire ora sono questioni che non vengono più affrontate in maniera seria e in maniera incisiva. Questo è tutto. Io spero che, ed è veramente un piacere avere ospitato la presentazione di questa iniziativa in una sede istituzionale, spero insomma che avremo occasione di continuare questa battaglia insieme. Grazie, anche perché appunto ci teniamo a far capire che questa è davvero una questione nazionale, non è la somma di più iniziative locali. Questa è una questione nazionale che è quella del diritto dei cittadini a poter accedere appunto alle spiagge in condizioni normali, per esempio di un paese civile. Per cui grazie ovviamente anche a Loredana De Petris, che viaggia, è senatrice. Prego. Sì, appunto la questione è nazionale. È giusto che noi sottolineiamo quelli che sono i casi più gradati. La battaglia di Ostia è una battaglia che dura, diciamo, io pure ho fatto l'assessore, diciamo, a Roma, quindi non alle spiagge, ma insomma, ho avuto, diciamo, anch'io qualche problema e conseguenza di questo, del tentativo di far rispettare le regole e la legalità. Quindi questo per dire che oggi, e ci tengo anche a precisare che qui non è il punto, diciamo, che c'è lo schieramento dei favori della protesta, che, diciamo, ha tutta una serie di altri problemi per altre questioni. Qui il punto è molto semplice: quello che si è creato in
nel nostro paese, e poi ci sono appunto le situazioni, le punte dell'iceberg, che cos'è? È esattamente il fatto che si è trasformato un diritto di concessione che lo Stato dà su aree demaniali in un diritto di proprietà. Quindi nei fatti queste aree come se fossero state sdemanializzate, perché così è, perché queste, l'ultima proroga di 15 anni si somma a anni e anni e anni in cui praticamente di generazione in generazione come proprietà quasi familiari vengono trasmessi, diciamo, queste concessioni di stabilimenti. Con molto spesso succede, perché anche guardate che il diritto di accesso, cioè di poter entrare, che in molti casi non viene rispettato oppure viene ostacolato, magari viene rispettato, però insomma ci sono tutta una serie di forme, è stato anche quello frutto di una lunga e storica battaglia su battaglie, perché questo è, però oggi continuiamo ad avere problemi da questo punto di vista. E la questione fondamentale che è necessario riaffermare è che noi abbiamo la negazione di un diritto a un bene comune, alla fruizione di un bene comune, che questo è il punto. Dico anche che noi in ogni provvedimento, perché diciamo che la questione, e quindi l'iniziativa si deve assolutamente focalizzare su questo, il vulnus è stato la trasformazione nei fatti in un diritto di proprietà, che ovviamente fa il paio con tutta una serie di questioni che sono di illegalità diffuse, abusi, stiamo parlando di aree fragili del nostro paese, le spiagge con tutti i problemi che ci sono, del mare, anche del decreto semplificazione. Hanno provato a rendere permanenti gli abusi, perché dicevano che cambiavano la definizione, era un emendamento, ve lo ricorderete, in cui si cambiava la definizione di strutture amovibili, venivano considerate strutture amovibili secondo questi emendamenti quelle che potevano essere demolite in 90 giorni, che uno anche in grattacielo demolisce in 90 giorni, quindi di fatto erano tutto diventava strutture leggere. Questo di fatto un'ulteriore gigantesca sanatoria, perché di questo stavamo parlando, di condono edilizio, perché noi ovviamente, io conosco meglio la situazione di Ostia, ma noi ci troviamo di fronte non solo di uno, ma tutta una serie di altre edificazioni. Ora il punto qual è? E poi non tutti. È giusto quello che si diceva all'inizio, e noi ci teniamo a sottolinearlo, non è che tutti si sono comportati in un certo modo, ci sono ovviamente chi ha dato qualità di servizi, chi ha rispettato le regole, ma a maggior ragione, proprio per questo, nessuno dovrebbe aver paura finalmente del fatto che si mettono a gara, e quindi ognuno potrà concorrere mettendo in campo i migliori servizi. Questo sarebbe anche un modo straordinario e un favore all'industria balneare, perché in qualche modo mette in gara e dà uno stimolo anche al miglioramento dei servizi stessi. Invece da noi è assolutamente, si continua e si perpetua con, come si è visto dai numeri anche quando si parla in Parlamento, quando si parla di questo, del fatto che nei fatti è ormai considerato come una sorta di proprietà di azienda familiare, perché di proprietà di famiglia, perché di gruppi, di società, questo è quello che sta accadendo. Quindi gli esposti e il coordinamento nazionale da questo punto di vista io credo che è fondamentale, anche perché si fa sempre il paragone con gli altri paesi più in Europa, ma noi siamo il paese che ha migliaia di chilometri di spiaggia, quindi siamo evidentemente anche quello che è il problema principale su questo, e anche purtroppo è il problema principale di legalità da questo punto di vista. Grazie. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Genovese di Libera Roma, portavoce di Libera Roma, ti invito a venire qui per un commento breve. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto ci tenevamo molto a esprimere il nostro sostegno e ringraziamento per l'azione
che l'iniziativa che oggi si sta presentando e si sta portando avanti per due ragioni fondamentali. Una ovviamente di carattere generale, cioè condividiamo ovviamente la finalità di vedere finalmente le spiagge del nostro paese un bene pubblico, diciamo che sia possibile fruirne appunto gratuitamente e liberamente, cosa che in questo paese appunto con il sistema di proroghe di concessioni che si è venuto a creare non è al momento possibile. Quindi questa finalità innanzitutto rispetto all'utilizzo di un bene che è di tutti ci sembra assolutamente condivisibile. Il secondo motivo ovviamente di natura territoriale e locale, con l'Iper abbiamo seguito molto da vicino le vicende che riguardano il territorio di Ostia e non si può in questa sede non sottolineare un altro fatto importante che si aggiunge alle tante cose che sono state dette, e cioè che in quel territorio questo sistema di proroghe ha portato a consolidarsi di un sistema di potere non solo economico che purtroppo non è stato impermeabile alla penetrazione della criminalità organizzata, che in quel territorio ha saputo mettere le mani anche sulla gestione di alcuni stabilimenti balneari, e questo ha portato tra le altre cose anche a un rapporto assolutamente malato con la pubblica amministrazione che queste concessioni ha trattato. Non è un caso che anche le figure di direzione apicale dello stesso municipio di Ostia, proprio in vicende che riguardavano anche la gestione di quello che si è costruito, e molto si è costruito di abusivo sulle coste della città di Roma, sono state poi oggetto di inchieste e di arresti per fatti di corruzione. Ecco, questo è un elemento importante da sottolineare per capire quanto il consolidarsi di questo sistema che ha fatto diventare di fatto una serie di gestori proprietari di un bene pubblico abbia poi portato con sé anche una serie di ricadute assolutamente gravi per un territorio che non dobbiamo dimenticare è stato sciolto per mafia proprio per vicende anche di questo genere, quindi di un potere criminale che si è legato al potere economico. Questo è l'azione appunto di applicazione di una normativa che esiste che potrebbe portare a sbloccare questa situazione, mi sembra assolutamente positivo richiedere da portare avanti fino al fondo. Grazie. Grazie. Atos, Benita, consigliere del decimo municipio di Roma. Io ho questa fortuna di stare lì a Ostia, e la cosa sul quale mi sto dedicando di più, non a caso, qual è? Il mare. Perché la più grande ricchezza di quel territorio, ma anche il mare della capitale d'Italia, ed è asservito a un'opera di persone, come diceva prima l'amico, nella quale si è inserito anche naturalmente la criminalità, dove va, dove ci sono interessi, dove ci sono business. I magistrati sanno che lì quasi tutti pagano il pizzo per stare tranquilli, quindi non solo una battaglia di libertà, cioè, ma anche una battaglia di legalità, e siamo meravigliati che magari certe amministrazioni che fanno della legalità una bandiera poi quando vanno a governare in certi posti niente, però non voglio farlo più. Noi ci siamo dati una strategia e io consiglio a tutti di fare questo. Ogni anno viene messa un'ordinanza da parte del sindaco, in questo caso la sindaca Raggi. L'ordinanza viene fatta, messa nel cassetto, nessuno la conosce e nessuno la fa applicare. Io vi invito, chi non l'avesse fatto, leggetevi l'ordinanza, spendete 10 minuti di coloredare la frase così, perché è educativa, perché anch'io, perché l'applicazione di quell'ordinanza sarebbe una rivoluzione. Perché nell'ordinanza c'è scritto tutto, devo dire, quella nostra è fatta benissimo, ci misere mai anche Sabella, vedi, è fatta benissimo. Allora, come si fa la battaglia di uno che, perché diceva, la malavita dice, io non mi posso sostituire ai carabinieri, però posso fare la mia parte, incominciare a smantellare e portare legalità lì, ci sarebbe una, sarebbe anche un orgoglio, una battaglia appassionante fare gradualmente. I muri, le cose, l'accesso al mare. Il risultato, e quindi noi stiamo facendo, con il mare per tutti, insieme a tutti quanti, questa battaglia all'applicazione dell'ordinanza, che è un'omissione atto d'ufficio. L'articolo 650 del codice penale dice violazione della legge. Cioè tu la devi far applicare, la devi fare applicare. La devi fare applicare. Allora, il risultato di tutto questo qual è? Che un bene importante di sviluppo, di turismo, per i cittadini, anche di carattere sociale, perché se le spiagge libere sono pochissime, trattate male, senza servizi, la gente come fa? È costretta andare in stabilimenti. Negli stabilimenti ci vuole un sacco di soldi e non tutte le famiglie si possono permettere il lusso di regalare decine di e quindi tu inibisci agli abitanti l'uso del mare, ed è una cosa gravissima. E poi non c'è lo sviluppo finito.
non c'è lo sviluppo del territorio, quello che potrebbe essere un bene per i cittadini, per lo sviluppo eccetera, è ad appannaggio di una lobby che ci trae 3 mesi all'anno. D'inverno non si va al mare perché questi chiudono gli stabilimenti, per cui il mare è precluso, il mare d'inverno è una cosa invece molto bella. Grazie, grazie. Scusa per il... abbiamo finito con gli interventi, purtroppo Bertolo Assunto, il PD che ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto, invece non riesce, evidentemente, e se ci sono delle domande da parte dei giornalisti, prego. Giuffrida Repubblica, solo una cosa, lo stesso intreccio tra mafia e balneari che è venuto fuori grazie alle denunce tra cui anche di Federico Angeli si riscontra anche nelle altre parti d'Italia? E poi un'ultima cosa, ieri alcuni volontari del Comitato Mare per Tutti sono stati denunciati dal 5 Stelle che governa il municipio, perché hanno fatto una manifestazione per dare dell'acqua, una manifestazione simbolica contro i disservizi. Cosa intendete fare? Perché secondo voi si tratta di una denuncia legittima oppure intendete fare qualcosa? Rispondo al volo sulla prima, la dimensione del fenomeno di Ostia è unica in Italia, ci sono altre realtà in cui anche in Campania per esempio c'è un'appropriazione di fatto, però al sud, dove è forte funzione della criminalità, in realtà il numero di concessioni molto più basso che al centro, che al nord, e non ci sta un fenomeno di Ostia così strutturato e organizzato, anche se ci sta una violazione del problema di accesso con le reti accettabile. Sì, quello che è successo è un fatto locale, però è di una certa gravità. Siamo accusati di abusivismo perché abbiamo messo un gazebo sulla spiaggia per fare una manifestazione e distribuire delle bottigliette d'acqua. Ecco, è chiaro che emerge il contrasto tra un certo tipo di abusivismo, quello di un gazebo posizionato sulla spiaggia che è poco più di un ombrellone, quindi libero accesso e libertà di posizionamento degli ombrelloni, e invece l'abusivismo ben più grave delle strutture balneari abusivi, legittime e regolari. Ecco, noi ci batteremo per far emergere in tutte le sedi questa contraddizione enorme in cui nessuno muove un dito per abusi conclamati, evidenti e visibili, e invece si è subito pronti a puntare un dito per fenomeni di dimensione molto più piccola. Allora, Stefano Secondino dell'ANSA, 2 domande al volo. La prima, complessivamente in quanti comuni verranno presentate queste diffide? Seconda domanda, qualora i comuni non ottemperino a queste diffide, che cosa succede? Quali altri passi intendete prendere? Allora, come dicevo prima, sono state presentate diffide in 2 comuni, cioè Roma e Rimini, e verranno presentate nei prossimi giorni a Fossuoli e Viareggio. Stiamo lavorando anche in Sicilia, tra Palermo e Catania. Il primo obiettivo era quello di fare presentare diffide in tutta Italia, e quindi questo era il primo obiettivo che volevamo raggiungere. Ora entreremo nella seconda fase, che è quella di decidere cosa impugnare e cosa portare alla Corte Europea, anche perché nel caso come diceva prima Biagini, non ci sarà in molti comuni un atto vero e proprio, anzi non ci sarà una vera e propria prova, ci sarà una parola di fatto mettendo il timbro, e quindi noi dovremo capire il modo con cui portare questa cosa alla Corte Europea. Alla Corte Europea e non ai tribunali italiani. Ai tribunali prima si passa ai tribunali europei italiani, che a quel punto rimandano alla Corte Europea. Noi possiamo anche mandare una diffida alla Corte Europea, però insomma in modo più automatico, questo tipo. Sì, appunto, il passaggio immediatamente successivo rispetto a questo è il ricorso chiarente al Tribunale Amministrativo per questa fattispecie specifica della mancata attuazione della direttiva Bolkestein, nei sensi interpretati da tutte le sentenze, eccetera, eccetera. Poi, come accennava l'avvocato Pitelli-Punti, ci sono anche altre fattispecie accessorie, quella dell'occupazione abusiva da parte dei concessionari, che anche loro stessi dovrebbero... Quello vai sul penale. Quello è penale, chiaramente. Il discorso chiaramente erariale sui canoni, eccetera, eccetera. Quindi a seconda dei contesti ci attrezzeremo per questi ciclo di passaggio e ci coordineremo soprattutto. Ecco, lo svantaggio, che però può diventare un punto di forza, è che essendo la responsabilità delle amministrazioni locali c'è bisogno di azioni
coordinate e quindi distinte in tutto il territorio nazionale, ma la forza è anche che portandolo avanti contemporaneamente si può dare più rilevanza e soprattutto più centralità territoriale alla battaglia. E siccome ci stanno guardando via possiamo continuare sì, dopo perché solo cosa, gli amministratori locali che mettono il timbro per la prova automatica quindi rischiano potenzialmente la responsabilità è assolutamente la loro, degli amministratori locali, dei funzionari oltre che della parte politica. Quindi è una denuncia per abuso d'ufficio? È comunque più omissione del più omissione anche di ufficio perché è da fare. Io ci tenevo solamente velocissimamente a ringraziare Legambiente e Edoardo Zanchini per aver deciso di sostenere fortemente questa battaglia. Vi segnalo solamente che parte delle cose che abbiamo detto e molte altre sono presenti su questo libro Il Mare Negato di Roma che abbiamo presentato come Associazione Mare Libero, il Comitato Mare per Tutti sul territorio, trovate sulla pagina Facebook Associazione Mare Libero che potete trovare. Per chi poi volesse chiarimenti continuiamo dopo, ma solo cosa ci tenevo a sottolineare che una cosa che dire che secondo noi è stata poco compresa della Bolkestein è che in realtà c'è un articolo della Bolkestein che dice chiaramente che, come dire, che individua una strada che vale per le concessioni balneari, perché nella Bolkestein ci sta tutto il mondo dei servizi, ma è evidente che le concessioni balneari non sono come altri servizi che devono andare a gara secondo certe procedure. Però c'è un articolo chiaro della Bolkestein che dice sostanzialmente che nelle procedure di selezione di legare, che è una cosa che appunto sostanzialmente anche dei bandi, si possono individuare dei criteri e degli obiettivi di politica sociale, ambientale, che quindi tutelano anche chi si è comportato bene e chi ha fatto gli interventi sulla costa di un certo tipo. Questo anche per parlare ai balneari che finché appunto tutti insieme difendono la costa, non solo la lotta alla costa, non immaginano un futuro per la gestione di spiagge che in qualche modo possa essere virtuoso, stanno in qualche modo dalla parte sbagliata e rischiano di andare a sbattere dietro le promesse centinaio che sono entrate nell'ultima legge di bilancio. Noi abbiamo prima l'interruzione con i balneari. Grazie a tutti, scusate che ci stiamo cacciando.